Ed ecco qui, ciao a tutti ragazzi, il secondo e penultima sottomissione dell'ultima missione. Secondo quello che c'è scritto, abbiamo i codici e dobbiamo attirare allo scoperto il treno corazzato cattivo che fa male a tutto e a tutti. Vediamo come andrà a finire. Credo che la Ovviamente, parte 1 sia uccidere già il finita, drago con i codici forse. non era abbastanza. Per distruggere il drago di ferro, il Canavar, come lo chiamavano gli ottomani, dovevamo inviargli 3 messaggi cifrati con Ah, tutte le dire loro tu istruzioni. messaggi. Pensavo, ma sì, spacca le Le rotaie, corazze cosa vuoi? inviarono Fai un messaggi fosso degli e lo avamposti butti per ottomani. terra. I loro comandanti avevano delle capsule portamessaggi. Dovevamo utilizzarle per inviare i nostri ordini, o il treno non li avrebbe riconosciuti come validi. Infiltrarsi nel villaggio non sarebbe stato facile, con un intero distaccamento di soldati ottomani al suo interno. Vedo. Gli ottomani hanno creato un avamposto nel deserto. È isolato e poco difeso. Al suo interno vi sono armi e veicoli. Di certo non si aspettano un attacco. Quell'equipaggiamento potrebbe farci comodo se la cosa ti interessasse. Le antiche rovine erano tutto ciò che restava di una civiltà da tempo scomparsa. L'impero ottomano aveva portato la modernità, con mezzi corazzati e cannoni da campo. Tre comandanti da Interessante. assassinare, tre capsule C'è scritto portamessaggi villaggio vuote in grande. e Che inviare è insieme un i nostri bug? ordini Ah, falsi. deposito. Ah, per farti vedere dov'è. Deposito Spettava a di Zira armi. Ok. decidere come affrontare questa missione audace e pericolosa. E dove andiamo? Allora, per illustra una delle roccaforti. Le rovine Dico. amavano i loro cavalli e In questi in cambio li effetti. ripagavano con velocità e agilità senza pari. Allora. Lì c'è deposito armi. Armi. Allora lì sono le rovine, lì c'è l'avamposto protetto e cazzuto. Io dico andiamo nelle rovine. No, cioè, stavo scherzando, nelle. Andiamo nelle. Come si chiamano? Alla Sky. Andiamo alla Skyrim, dai. Io vado al deposito poco protetto, che se è poco protetto troveremo un bel po' di roba. Per l'ulster una delle roccaforti. Va bene, andiamo, andiamo, andiamo. Non è che dobbiamo esplorarle tutte dopo? Ma non mi interessa. Quanto manca ancora? Eccolo lì. Spero sia questo. L'avamposto poco pro. Sì, sia questo qua. Io potrei. Guarda, adesso entro. Faccio. Elimina il comandante. No, mi ha visto, mi ha visto. Non mi ha visto. Non ci sono riuscito. Che armi ho? Ho quelle silenziate? Senti, se dobbiamo fare una roba facciamola. Fanculo. Dov'è il mio cavallo? Andiamo. Ma perché ha già perso vita, scusa? Allah Akbar, andiamo, andiamo, andiamo. LOL. Colpiscimi, ti sfido. Colpiscimi. Ehi. Non potete nulla contro un cavallo. Chi è che ci spara? Boh. Ah, cavolo, però il cavallo perde vita, eh. Non è come in. No, in PvP. Non è come in multiplayer. Il cavallo è basta. E il cavallo si è buggato. Il cavallo si è buggato. Bella esperienza. Cavolo. Bene, ora perdiamo vita anche noi. Come conquistare un avamposto con solo un cavallo? Un cavallo, una forcina e. Tac! Wow! Il comandante, elimina il comandante. Eccolo lì, spero che dopo arrivino i rinforzi. So che vi aspetta. Ah no, questo è un cavallo. Ho detto. Come quello. È lì il comandante. Andate veloci, veloci, veloci. Se andate veloci non vi beccano. Non l'ho nemmeno. Ah, vai pesante. Bella. Andiamo, andiamo, andiamo. Però non farei mai abbastanza in tempo per beccarmi. Bravo, bravo. Oh, ti mancano. Ora che mi distrutto il cannone non ci potranno fermare. Sto rushando in una maniera incredibile. Che cavolo ce devo fare? Ah, ti ho visto. LOL. Ah, ho visto anche te. LOL, ho preso anche te. Prendi la sacca del comandante. Vabbè, smonto, smonto, smonto. Qual è? Carabina, carabina, subito. Raccogli sacca. Ah, devo anche premere. Non è come. Non è in automatico. Ricarichiamo la carabina. Bina bina. Invia falso messaggio. Ebbene sì, sono talmente pigro che uso il cavallo anche per andare a fare, fare 10 metri. Ecco qui. Ok.
Anche se ce la facciamo veramente più in fretta così, eh. Il cavallo se ne va addosso a spaccare tutto. Interagiamo con un picciolo. Sembra un picciolo. Sembra un pollo di gomma da come l'ha preso. Vai. E adesso? Obiettivo già fatto. Solo ordine non era sufficiente. Beh, ovvio. Il protocollo ottomano richiedeva la triplice copia prima che il treno riuscisse. Ah, dobbiamo andare a esplorarle tutte, ho detto io. Ok. Questa volta invece voglio provarla silenziata. Senza lasciare tutto perché qua è più complicato. Mi sembra che nelle rovine ci siano addirittura i carromati, quindi non so cosa possa fare. Siamo a cavallo, negri. Nel senso buono. Ah, addirittura devo sdraiarmi per usare l'arma, se no non va. Questa qua era abbastanza forte, se non sbaglio. Mitragliatrice Lewis, quella di soppressione. M silenziatore. Attira almeno l'attenzione. Non è questa qua quella col silenziatore, vero? È questa qua. Benissimo. Puttana. Mi ha visto. Mantieni per posizionare. No. Bella questa qua. Addirittura il mirino. Adesso uso il silenziatore. LOL. Non ha tirato. Non ha tirato. Benissimo. Vediamo un po' se c'è qualcosa di un po' meno pericoloso in giro. Tipo, non so, carromati? Bingo. Come si usa uno di questi? Posso usare? Siamo a cavallo. Siamo. Venite a prendermi. Venite a prendermi, stronzetti, ora. Dai. Dai. Ora vi vengo a cercare uno ad uno. Non mi interessa se siete sotto le tende o. Ecco come rovinare un assalto. Dov'è? Ecco. Ah, eccoti qua. Ho avuto una mira da schifo, lo ammetto, eh. Sei tu il comandante? Bene. Mi diverte il fatto che si mettono a sparare con la mitraglietta sul carro armato blindato. Davvero. Ma anche tu, ma cosa avete nel cervello? Arrivo. Ah, sei sopravvissuto a due colpi. Beh, più che altro perché ti ho mancato, eh. E allora lo prendo sotto. Scappa. Dovevi. Non c'è il mirino? Cavolo. Dai, vieni a prendermi. In caso mi facciano male, ho trovato addirittura lanciarazzi, quindi dovete solo spaventarvi e scappare. Prendi la sacca del comandante, non ho tempo. Adesso mi sparano da dietro, eh. Che infami. Vediamo. Vabbè, io avrei anche il cannone anti... Aia. Da dove mi sparano? Di qua. Gira con tutta la forza che hai. E ormai ci hanno già preso. Ma che? Cosa? Veramente? Si era messo a sparare. Ti ho visto te. Ma chi è che mi spara da dietro che non l'ho ancora visto io? Sì, chi è? Sì, fatevi avanti se mi sparate. Oh, non c'è più. Puoi distruggere i mezzi corazzati, avrei bisogno di esplosivi, lo so. Ah, ti ho visto tu lì in fondo. Giusto, mi ero dimenticato. Pessima. Qualcosa mi dice che quello era... Ah no. Ti ho trovato, puttanino. Ah, tanto io ce l'ho. E lo manca. E mi manca. No, ho distrutto un carro armato con le sole, ma... Ti ho visto, camperone. Vieni, ammazzami di nuovo. Maledetto. Eccolo lì, carro armato. C'è ancora qualcuno che mi spara, chi è? Ti ho visto. Ah, ti ho individuato. Almeno penso. No, c'è anche sbagliato. Ah, ok, l'ho ucciso. Andiamo via. Cos'è? Ah, ti ho visto anche te. Vieni fuori. Oh, non si vede. Però a te ti ho visto.
Quello se n'è accorto, però è però abbastanza. È abbastanza pirla da farsi ammazzare. Vado. Non lasciatemi. Avanti. Entra. Veloce. Oh, adesso sì che siamo. Qual è davanti, qual è il dietro? Bene, ora sì che siete fottuti. Distrutto? No, mancato. Ora. E la madò, cos'è? Mi ha distrutto il cannone? Non vedo più il mirino. Ah no, il cannone ce l'ho ancora. Però c'è qualcosa che non va. Bistrutto, mi raccomando. E madò. Ha preso paura. Oh, ma sei ancora vivo? No. Che peccato. Ah, la canna mi è sparita. La canna del carromato. Dai, non è possibile. Non posso nemmeno mettermi a ricaricare, come si chiama. Questo l'ho preso. Però adesso devo andare intuito. L'ho preso? Devo andare intuito adesso per prendere quello lì. Mancato? Dai che adesso ce la faccio. Vabbè, oh, senti. Te lo regalo. Devo andare a prendere la sacca del comandante io intanto. Uso o non uso il cavallo? Nuovo obiettivo. Prendi, lo so. Ma se... Andiamo. Però questa qua è una bella arma, eh. Cavallo bianco. Perché ogni tanto cambiare fa bene. Oppure andiamo a prendere quel maledetto. Vieni. E gira, dice... Dove stai andando? Oh, sei scappato? Oh! Siamo uno più stupido dell'altro. Ce l'abbiamo fatta. Andiamo a prendere sta benedetta sacca? Oh, spero che sia ancora lì. Che non sia passato qualcuno a fregarcela. Qui. Vabbè. Ha fatto una derapata col cavallo e è finita sul... No, ho sbagliato. Qui. Dov'è? Prendi la sacca. Ok. Non ha preso niente, ho visto. E ora? Lì. Ah, L1, granata antica. Ah, posso lanciare le granate anticarro. Anche da cavallo? Oh, sì, qua mi serviva il cavallo, forse. Forse. E butta giù tutto. Di nuovo lanciamo il polo di gomma. Vola. No, ma ditemi se non sembra. Ditemi se non lo sembrava. Ultima e miglio e più grande. Il protocollo ottomano richiedeva. Lo so che c'è la triplice coppia, ma io ne ho lanciati già due. Mi manca l'ultimo. E poi possiamo fare un bel casotto. L'ultima roccaforte, ossia quella che mi sembra sia più difficile. Ecco qua, l'ultima roccaforte, ci siamo già arrivati. Oh oh. Vedo già gente. Spero non si fermino proprio qui. Avanti, vai. Perfetto. Ora che se n'è andata possiamo... Elimina il comandante. Devo solo andare a cercarlo. Però prima una bella perlustrazione delle armi non fa mai male. Cos'è? What? Beh, questa mi sembra parecchio forte come arma, eh. Potrei usarla in caso di... Bomba con filo d'innesco. Cassa delle armi, vediamo un po'. M. È un fucile? Cos'è? Vediamo un po'. Perfetto. Non potevo chiedere di meglio. Questo qua è quello che ho sempre voluto. In tutti questi anni di Battlefield. In tutti questi episodi. Un fucile a cecchino col silenziatore. Ora basta solo andare qua su. E fare il buon vecchio metodo. Ossia cercarli. Se non c'è nessuno è ovvio che non posso ammazzare nessuno. Andiamo in mezzo alla città. Città. Al villaggio. Faccio un quickscope se necessario. Qua sopra si può andare? Sì che si può andare. È stranamente silenzioso. Siamo sicuri che sia la cosa giusta?
Perché non vedo guardie. Magari quelli là per illustrare. Magari quelli lì per illustravano la zona sbagliata. Che ne so io. Lì vedo un oggetto. Ma quanto vanno avanti sti qua a per illustrare? Ah, è un cavallo questo qui. Mi dispiace, ma devo rimandare. Fermo, fermo, fermo. E sta fermo con quella testa. È stata. Ma c'è un silenziatore, che cavolo vuoi? Beh, in effetti. Eccolo lì. Che stai facendo lì? Il comandante. È il comandante, dai che ce la faccio. Perfetto. Però ne arriva un altro. Indovina un po' che gli faccio. E vaffanculo però. Non funziona sto silenziatore. Quello lì. È andato. Oh, ma vengono in co. No, cavolo. No, cavolo, questo no. Tutto ma no, questo qui. Andiamo, facciamo il giro largo. Andiamo a prendere il comandante. E via. Ma una corsa che. Usa involto impallidisce in confronto. Avanti così che non ci vedono. Vai, 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 vai. Apri la porta. Non c'è nessuno, vero? Se c'è qualcuno. Già pronto. Sono già pronto in caso ci sia qualcuno. Ah, il buon vecchio. Quello. Raccogli sacca. Questo qua l'abbiamo fatto estremamente silenzioso. Passare carabina? No. I comandanti hanno ste armi del cavolo. Comandanti di schifo. Avrei una mezza idea di buttarmi. E l'ho fatto. Non ci sono. Nemi. No, eh. Non mi hai visto. Vabbè, ma è una volta che posso fare una missione in silenzioso. Vai, 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 vai. Non mi interessa. Basta che tiri il pollo di gomma. Cosa? Volevi? Che cavolo? E niente, cerchiamo di tirare il treno e va a finire che all'ultimo ci trollano e niente, ci trollano, punto e basta. Ora, boh, come lo distruggiamo? A secchiate d'acqua? Boh, vedremo nel prossimo episodio.